Amici, buongiorno e ben ritrovati con le ricette di MasterChef. Vi avviso che questo video è registrato, non è una diretta, quindi non riuscirò a salutarvi in real time. Oggi andiamo a fare i panini per hamburger, un impasto sofficissimo per la cui composizione io utilizzo lo stesso impasto che uso per la rosticceria siciliana. Quello che ci occorre per realizzare i nostri panini sono 200 g di farina di semola rimacinata di grano duro, 200 g di manitoba, poi ci occorrono 25-30 g di strutto oppure in alternativa di burro, 200 ml di latte, circa 50 ml d'acqua, un paio di grammi di lievito di birra in polvere oppure un 6-8 di quello fresco e un 8-10 g di sale. Allora, iniziamo. Andiamo a mettere le nostre farine in una grande ciotola e uniamo anche lo strutto. Iniziamo a sciogliere lo strutto con le mani all'interno della nostra farina. Adesso facciamo sciogliere nell'acqua il nostro lievito. Come vi dicevo, io utilizzo per comodità quello secco, ma va benissimo anche quello fresco. So che per adesso non è facile reperire il lievito, ma considerate che io ne metto veramente pochissimo, quindi con una bustina potete fare davvero davvero tanti impasti. Siate parsimoniosi perché mettere tanto lievito in un impasto non serve assolutamente a nulla se non a rendercelo più pesante. Quindi vado ad aggiungere al mio impasto il lievito sciolto nell'acqua. Circa 50 millilitri, potrebbe servirvi qualcosina di più a seconda delle farine che utilizzate, quindi 50-70 millilitri. Aggiungiamo anche il nostro latte a filo perché, come sempre, per quanto riguarda i liquidi, le misure che vi do sono indicative e possono variare leggermente a seconda della farina utilizzata. Quando tutta la mia farina si è bene amalgamata, posso aggiungere il sale che non va aggiunto prima per non interferire con la nostra lievitazione. Quindi io vado a occhio, siamo all'incirca per 400 g di impasto sugli 8 g di sale necessari. Infariniamo il nostro piano da lavoro e continuiamo a lavorare il nostro impasto per una decina di minuti fino ad averlo liscio ed elastico. L'utilizzo del latte in questo impasto non è obbligatorio, però lo rende ancora più morbido, quindi io vi consiglio di utilizzarlo, altrimenti potete sostituire 200 ml con l'equivalente in acqua. Ecco qua, ci siamo quasi, quindi il mio impasto sta diventando bello liscio, l'ho lavorato per 10 minuti circa. Cerco di fare una palla. Ora prendo una ciotola, vado a mettere un filo d'olio extravergine d'oliva, questo serve per non far appiccicare l'impasto ai bordi, e adesso trasferisco la mia palla di impasto, la copro con la pellicola e la lascio lievitare per 4-5 ore. Se preferite potete anche optare per il passaggio in frigorifero, che permette all'impasto di maturare più lentamente, rendendolo ancora più digeribile. Quindi in questo caso basterà lasciare il vostro impasto a temperatura ambiente un'oretta, trasferirlo in frigorifero magari per tutta una notte, ma bastano anche 5-6 ore per questo tipo di impasto, dopodiché lasciarlo riprendere per un'altra oretta fuori dal frigo. Ed ecco l'impasto pronto dopo la lievitazione. Ora dovete infarinare il vostro piano da lavoro e trasferire delicatamente il vostro impasto. Fatta questa operazione, bisogna dividere il nostro panetto per realizzare, in questo caso, dei panini per hamburger, ma se volete anche dei rustici. Potete scegliere di essere super precisi, pesando all'inizio il vostro panetto e dividendolo esattamente al grammo in tanti panetti uguali, oppure scegliere una soluzione un po' più casalinga, diciamo, a occhio. Quindi vi mettete davanti il vostro panetto e cercate più o meno di ritagliare tanti pezzi uguali. Io utilizzo un tarocco, ma se non ce l'avete va benissimo anche il coltello tradizionale. Ora, da ognuno di questi panetti dobbiamo ricavare una pallina che poi sarà il nostro paninetto. Quindi li lavoriamo delicatamente con le mani, cercando di non fare venire pieghe esternamente. Trasferiamo dunque le nostre palline su una teglia rivestita con carta forno. Se per caso in qualche pallina è rimasta qualche pieghetta, cercate di metterla nella parte bassa, così da non renderla evidente. Una volta sistemati i vostri panetti, schiacciateli un pochino così da favorire la classica forma a paninetto. In una ciotola preparate un battuto fatto con un tuorlo d'uovo e 1 o 2 cucchiai di latte e passatelo con un pennello da cucina sulla superficie dei vostri panetti, prima di procedere con l'ultima lievitazione. Coprite i panetti con la pellicola e lasciate lievitare per un'altra oretta e mezzo. Ci siamo quasi, togliamo la nostra pellicola, rispennelliamo la superficie dei nostri panini
E poi, per fare dei panini d'hamburger che si rispettino, naturalmente dobbiamo cospargervi i semi di sesamo. Adesso tutto in forno preriscaldato in modalità ventilata a 200 gradi per 12-15 minuti, a seconda della dimensione dei vostri paninetti. I miei panini sono finalmente pronti, li ho tirati ora fuori dal forno, sono profumatissimi e bellissimi. Guardate qua che carineria, quindi questo qua è il di sotto, questo è il di sopra, i nostri paninetti per hamburger sono pronti. Io ora ne vado a rompere uno davanti a voi per farvi vedere anche l'interno e poi vado a cucinare i miei hamburger con i quali oggi farciremo i nostri panini assieme alle patatine fritte. Quindi lo vado a tagliare, lo taglio già per poterlo farcire e vi faccio vedere il suo interno. Ah, è bollente! Guardate qua l'interno dei nostri paninetti. Ah, ancora è bollente per tagliare il pane, come giusto si dovrebbe aspettare qualche minutino in più. Io non vedo l'ora di papparmeli, spero di avervi dato una buona idea da fare a casa e naturalmente potete farcirli come vi piace. Vi ricordo che con lo stesso impasto, dato che l'impasto per la rosticceria siciliana, potete fare rollò, fagottini, pizzette, quello che volete. Io per oggi vi ringrazio, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!